E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Siamo tornati ancora una volta nel lontanissimo 2010 con questo videogioco della PlayStation 3, Spider-Man Shattered Dimensions. Questo è il 12° livello del terzo atto Spider-Man Dimensions. Siamo nel presente, nella dimensione Ultimate, che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere c'ha questo costume nero, simbionte. Sapete cosa si deve fare adesso in questo livello? Dobbiamo sconfiggere un boss pericoloso, un simbionte rosso chiamato Carnage. Se cercheremo di finire questo livello, presto saremo nell'ultimo atto dove affronteremo Mysterio, alias Quentin Beck, il maestro delle illusioni. Oh mio Dio, che schifo ragazzi! Sono spaventato! Qui mi tocca affrontare gli agenti dello SHIELD corrotti. Sono diventati zombie. Mi sembra di fare un survival horror come a Resident Evil e The Last of Us. Cerchiamo di aprire quella porta, ragazzi. Usiamo cerchio per tirare con la ragnatela. Fermi, lasciate stare quella donna. Sapete cosa si deve fare? Dobbiamo proteggere la porta di sicurezza. La porta di sicurezza va difesa a tutti i costi. Quell'orda mostruosa non passerà. Uccidiamoli tutti questi agenti dello SHIELD corrotti, che sono diventati zombie. Ma se ce ne sono troppi, io vi consiglio di usare la modalità furia per farli fuori in un attimo. Bene, la porta di sicurezza è protetta. Guardate quanto è bella sta donna. L'abbiamo salvata. Questo lo avevo capito. Ma dimmi di questo Carnage. Chi è sto Carnage? È un simbionte rosso? Nella Carneficina? Però posso dirvi che in questa dimensione Ultimate Carnage non parla. Ma io preferisco la dimensione Amazing quando Cletus Kasady diventa Carnage. Invece qui ad Ultimate non lo è. Apri la porta e basta. Fallo. Ho intenzione di seguirlo, Carnage. Non fare domande stupide. Niente storie. Eccolo, Carnage. E c'è anche un ammazzaragni che possiede un pericoloso lanciafiamme. Segna un punto per la creatura robot. Ha rivelato un organismo parassita. Mi sa che qui c'è da vincere una sfida per la vostra ragnatela del destino. Dovete distruggere 10 ammazzaragni. Qui ci saranno un sacco di nemici da affrontare. Ricordatevi che il fuoco brucia i simbionti. Bene, le porte sono aperte, proseguiamo e andiamo avanti. Dobbiamo inseguire Carnage, non perdiamo tempo a combattere contro questi zombie e contro questi ammazzaragni. Se non avete notato, c'è un elicottero. Eccoti Carnage, non puoi scappare, io ti inseguirò. Ti fermerò, costi quel che costi. Non posso continuare a inseguirti come fa il gatto con il topo. È un peccato che in questo gioco non parla Carnage. Non posso perdere tempo a combattere, sennò il video si allunga in maniera incredibile.
e diventa anche noioso. Andiamo in questa parte sinistra. Qui si deve combattere però. Non si può più correre e fare la nostra corsa contro il tempo. Quando un ammazzaragni grosso e stordito, premete cerchio per finirlo. Ricordatevelo, ve l'ho ripetuto mille volte, premete sempre L1 per usare la modalità furia e quando la volete interrompere premete di nuovo L1. Ma questi sono dei veicoli volanti dello Shield. Vediamo il lato positivo. Credo di aver trovato una via di fuga. Ah, quasi dimenticavo, ragazzi. Se sconfiggeremo Carnage, prenderemo l'ultimo frammento della tavola dell'ordine del caos, capite? Quando quei frammenti saranno reinseriti nella tavola dell'ordine del caos, presto sarà tutta intera e sarà contenta Madame Web. Uccidiamo quest'ultimi agenti dello Shield corrotti e apriamo questa porta. Sta durando tanto questo video, veramente lunghissimo. Ma che creature sono quelle, ragazzi? Ma sono simbionti! Ve l'avevo detto che questo livello ha un sacco di nemici. Insomma, stiamo affrontando tutti. Stiamo affrontando gli zombie che sono agenti dello Shield corrotti. Poi gli ammazzaragni e ora ci tocca affrontare sti simbionti. Mi piace questa dimensione Ultimate, soprattutto mi piace Ultimate Spider-Man con questo costume nero simbionte quando allunga questi tentacoli. Bene, questi sono gli ultimi. Non ne arrivano più. Bene, è l'ultimo. Invece no, come non detto, arrivano. Ora non arrivano più e si apre la porta. Che disastro, ragazzi. Dobbiamo trovare lo scienziato, e subito. Se non riuscite a trovare lo scienziato, io vi consiglio di premere il tasto direzionale giù per attivare il senso di ragno, così lo individuate. Bene, troviamo lo scienziato e ora portiamolo al sicuro. Quel muro è esploso. Ma prima di proseguire vi faccio vedere una sorpresa in questo video. Guardate, ma lo sapete chi sono quei due prigionieri? Quelli sono Electro e Deadpool. Li avevamo affrontati nel primo atto e nel secondo atto di questa dimensione Ultimate. È un piacere rivedere Electro e Deadpool, ma in prigione però. Ti ho salvato la vita. Mi fa piacere che mi dici buona fortuna per la tua missione. Ne avrai bisogno. Toglietevi di mezzo, zombie. Devo passare, devo trovare Carnage. Ma quella è una grande porta. Ora come si fa ad aprirla quella grande porta?
Se sconfiggo qualche nemico, forse la grande porta si sbloccherà. Io ci provo. Il video sta diventando troppo lungo. Non avevo mai fatto una recensione così lunga. Ehi, la grande porta è aperta, quindi ora possiamo affrontare Carnage. Io vi saluto ragazzi, è tutto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto potete anche condividerlo. Grazie per avermi seguito. Io ho già pubblicato un video in questo gioco. Avevo recensito un video col titolo Spider-Man Dimensions, come sconfiggere Carnage. Andate a vederlo, ve lo consiglio.